Buongiorno a tutti, era da molto che aspettavo, diciamo, questo momento per presentarvi il materiale che uscirà presto. Prima di iniziare, già questo voglio dirvi che è un esercizio molto buono per voi, poiché potete ascoltare un po' di italiano. Già questo è un esercizio, metterò i sottotitoli in italiano così potrete capire tutto, ok? È da ottobre 2014 che sto lavorando sulla creazione di un tipo di materiale che ho chiamato pacco motivazionale, poiché è un insieme di risorse che variano da cose come espressioni italiane, cultura italiana, personaggi italiani o vissuti nella penisola italica. Ho deciso appunto di chiamarlo pacco motivazionale poiché la motivazione, diciamo, vi verrà usando il materiale stesso, ovvero usando il materiale avrete la motivazione per continuare, poiché veramente ho cercato di riunire cose che leggerei anche io, magari che sono italiano, no? Quindi immaginatevi farlo voi imparando l'italiano, leggete cose che comunque vorreste leggere nella vostra lingua, ok? Vi faccio un esempio di come sarà formato il pacco, magari condividendo anche qualche immagine. Ci saranno varie cartelle, al cui interno ci potranno essere cose come la guida su come usare il materiale all'inizio, file come questo dove vi spiego appunto prima di iniziare a usare il materiale, come usarlo, riprendo le varie linee guida, eccetera, no? Poi iniziano le varie cartelle dove ci saranno personaggi conosciuti mondialmente come Giulio Cesare, Cristoforo Colombo, Ferrari, Armani, Garibaldi e anche Marco Aurelio, che mi piace moltissimo, ok? Queste varie cartelle avranno dentro ognuna uno di questi personaggi insieme a bonus come città italiane, espressioni italiane, tutto letto da me velocemente e lentamente. Più il tutto sarà letto anche da una ragazza, così avete anche una voce femminile da ascoltare, per variare se non volete sempre ascoltare la mia voce. Inoltre ci saranno anche video bonus, quelli, vi faccio un esempio di uno che potrebbe essere video su come fare il tiramisù, e così imparate a fare anche un dolce italiano. Il tutto sarà tradotto in spagnolo, inglese, è per quello che mi c'è voluto moltissimo tempo, da ottobre anche, a farlo. Veramente un lavoro lunghissimo, ma veramente ne valsa la pena. Un altro file e esempio è questo, è quello su Roma, si troverà nella cartella di Cesare. Quindi veramente ho cercato di riunire cultura italiana, personaggi italiani, tutto quello che a voi piace dell'Italia, parlando di questi personaggi non solo in senso storico, ma anche, per esempio, Cesare era un generale ambizioso, quindi vi parlo magari anche dell'ambizione, cose di questo tipo, no? Quindi se siete interessati, mettete la mail nel link che vi darò disponibile qua nella descrizione o su Facebook o comunque dove lo trovate sul video, eccetera. Poiché mettendo questa mail sarete avvisati appena il materiale sarà pronto, e lo faccio poiché nel periodo iniziale i posti saranno limitati a un certo numero di persone, poiché voglio essere sicuro che vada bene per tutti, se qualcuno ha domande che possano chiedere e possa rispondere in modo adeguato, no? Quindi saranno anche limitati. Tutto quello che dovete fare è molto semplice, il pacco non è ancora disponibile, ma sarà disponibile presto, e l'offerta soprattutto iniziale, speciale, sarà limitata nel tempo, quindi se siete interessati dovete inserire la vostra mail in base a dove state guardando questo video. Se su YouTube, metterò un link sotto il video dove potete cliccare e andare sulla squeeze page dove potete mettere la vostra mail, e tutto fatto. Se siete sulla squeeze page basta che mettiate la vostra mail e io vi informerò quando il materiale sarà pronto, e non vedo l'ora che sia pronto, poiché ci sto lavorando veramente da tanto tempo, quasi un anno, e questo vi fa capire la quantità di materiale, la qualità del materiale e l'efficacia che il materiale
sicuramente avrà per il vostro apprendimento dell'italiano, veramente. Vi ringrazio e ci vediamo nelle mail e vi avvertirò presto quando sarà tutto disponibile. Un abbraccio e ci sentiamo presto. We see.